3, 2, 1, cozze, ciaccazione, vai! Ciao e bentornati nella mia cucina! Allora, oggi abbiamo da fare un po' di robetta e allora ne approfittiamo per fare qualche video. Volevo, perché sembra una banalità, ma magari qualcuno di voi non sa fare le cozze, banalmente. Vogliamo fare le cozze quelle saltate, non tradizionali, ma la marinara, in questo caso la lasciamo in bianco perché poi ci servono, quindi va bene così. Allora, per fare questo ci servono le cozze, l'olio d'oliva, aglio e del vino bianco soccolzativo. Io lo metto perché mi piace, prezzemolo che ci sta sempre bene, un po' di pepe e via. Partiamo con questo, vai. Allora, per prima cosa vi procurate le cozze, naturalmente, le private della barbetta, di varie impurità che ci sono all'esterno, le pulite, o ve le fate anche già pulire, che è ancora meglio. Mettete dell'olio d'oliva in una padella che sia calda, un po', o meglio lo tagliate, insomma, uno spicchio d'aglio, a seconda di quante ne avete, ovviamente se avete 15 kg di cozze, ne vogliono 4 spicchi d'aglio. Come in questo caso che abbiamo messo poca roba, abbiamo mezzo chilo, mettiamo dentro uno spicchio, lo mettiamo intero così, senza tritarlo, eccolo qua. E poi alziamo il fuoco, facciamo intanto rosolare un po' l'aglio. Le cozze le abbiamo lavate, pulite il più possibile e private di tutte le barbette che ci sono all'esterno. Bene, una volta che abbiamo rosolato l'aglio, bene bene, adesso mettiamo dentro le nocche, le cozze. Gli diamo una saltata, gli mettiamo un po' di pepe, e gli aggiungiamo un po' di bianchetto qua, guarda. E le copriamo. Ecco, e le copriamo con il nostro glorioso coperchio. Attento, prendiamo un po' di questo bellissimo. Qua. No, ma proprio poco, un po' di prezzemolo così. E gli diamo una leggera tritatina col coltello così proprio. Eccolo. Bel prezzemolo e le facciamo andare. Le sposterei il fuoco che così le facciamo pompare un pochettino perché hanno bisogno di più casoline. Oh, benissimo. Allora, adesso abbiamo spostato il fuoco che adesso andiamo molto meglio. Ecco qua, ci stanno già aprendo e dobbiamo far andare 5, 6, 7 minuti, non un'esagerazione, tutto il tempo che si aprono e prendono il dolore. Se le volessimo fare la marinara basterebbe aggiungere a questo punto un po' di pomodoro, aggiungiamo del pomodoro e loro diventano alla marinara, noi le vogliamo in bianco e quindi le lasciamo così. Vai, eccole qua che sono pronte le nostre cozze, perfette, si vedono subito, aspetta che perfette, vedete bene se riusciamo a inquadrarle. Guarda, oh, guarda che cozze sono, meravigliose, meravigliose. E le nostre cozze sono pronte. Quanto ci abbiamo impiegato? 6 minuti, 7? Già, ma vieni a sentire il profumino, la mia voce fuori campo adora le cozze, vero che le adori? È successo? No, niente. No, ti vedo un po' preoccupata. No, preoccupata no, perché? No, un po' poi. Bellissime, no, non le mangiano bellissime. Lei non le mangia. Comunque, noi questo l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo chiudere questo video, giusto? Perché dobbiamo proseguire con altri video. Che ho di quelle novità da dirti bellissime. Vorrei dare 3 consigli ai nostri followers. Numero 1, iscrivetevi. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo!